iniziamo il percorso di avvicinamento all'abitazione da questa parte dove si parcheggia, dove si domina la Garzoli Nuova, raggiungibile da questo percorso che vediamo in basso. E giù abbiamo la piana del Cavaliere con il fondo auricola, mentre qui è proprio abbandonata, come è in parte anche questa parte di Garzoli, la Garzoli vecchia. Garzoli fu bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, praticamente rasa al suolo, fu ricostruita interamente. Questa è la parte, diciamo, la parte vecchia che è rimasta intatta. Abbiamo visto dove si può parcheggiare la macchina, comunque con la macchina si può anche proseguire. E qui sono le case vecchie. Vedete, i cani ci fanno compagnia. Siamo arrivati alla situazione di questa qui. Insomma, entriamo da questa entrata alla parte bassa, al piano terra, circa 2,5 metri, perché è buio, non c'è la luce, ma è così buono, immagino si possa osservare. Abbiamo l'accesso ai piani, al piano superiore con questa scala. Sono due piani. Adesso andremo a vedere la casa da fuori. Ecco, giriamo intorno. Siamo proprio nella piazza della Rocca. Queste sono, ecco, la nostra abitazione intera. Adesso andiamo un po' in controluce, indica un po' dove est e sud. Ecco, questa è la parte posteriore della casa, e qui c'è il resto un po' di questo borgo, molto veramente caratteristico per la tranquillità. Si pensa che qui sotto c'è Garzoli, c'è la casella dell'autostrada per Roma, c'è la ferrovia per Pescara. Sta diventando un po' un rifugio per molti pendolari. Qui c'era una volta anche la cassa del Mezzogiorno, il motivo per cui sono insediate molte imprese. Tra l'altro c'è il centro stampa del Sole 24 Ore per il centro sud, ma anche altre aziende. Ecco qui di nuovo un po' ostacolato il paesaggio, ma con l'autostrada vedo una bella via del Cavaliere e la piazza della Rocca. Qui siamo al piano di mezzo, da cui si accede da qui. In questo momento manca la scala, saranno 2,5 metri circa. Abbiamo tre finestre, da qui si può vedere il borgo nel paesaggio, sullo sfondo l'autostrada per Roma, le montagne in direzione di Roma. Qui c'è una finestra solamente chiusa, come lì ci sono altre due aperture. Adesso da questa scala accediamo al piano di sopra, che ha la stessa dimensione ma è più basso il soffitto, leggermente mansardato, in quanto qui sullo sfondo sono circa 1,40 m. Qui siamo
sopra i 2,5 metri. Ecco. Molto luminoso perché ci sono molte finestre. E qui ha una 3 esposizioni. Nord, ovest e sud, e questa è la piazzetta del castello di Garzoli.